Eugenio Dursi, allora è arrivata la terza rete stagionale per quanto riguarda questo campionato, però questo rigore non è servito per vincere la partita. No, no, ci abbiamo provato, poi alla fine loro si sono chiusi tutti dietro e quindi non abbiamo riuscito a trovare l'episodio per fare il secondo gol. Una partita difficile quella di oggi, lo si sapeva, così è stato poi in realtà. Sì, lo sapevamo che era una partita tosta, che loro si devono salvare, ce li aspettavamo così, però abbiamo tenuto botta, ci hanno tolto anche il secondo gol, secondo me era regolare, però va bene, andiamo avanti, dobbiamo riuscire a fare il risultato, la prossima partita ci proveremo facendo il risultato giusto, che sono i 3 punti. A proposito di risultato, la vittoria manca da 3 partite, cosa sta succedendo al Pescara? Niente, niente, le prestazioni le stiamo facendo, con l'Entella abbiamo fatto una grande partita, anche oggi l'abbiamo giocato da soli, ci è mancato l'episodio per fare il secondo gol. Ora si va a Pesaro, mercoledì, a questo punto la gara del Benelli diventa una gara quasi decisiva. No, è decisiva no, perché noi giochiamo tutte le partite per vincere, alla fine vediamo in che posizione arriviamo e ci giocheremo questi playoff a viso aperto con tutti, perché siamo una forte squadra, possiamo giocarcela con tutti. Per te 3 gol in stagione con il rigore realizzato proprio nella partita di oggi, però molti dicono che non si sta vedendo quest'anno il vero Dursi, perché? E tu sei d'accordo con questa disamina? No, hanno ragione, purtroppo se anche io lo so e lo riconosco, però il campionato mancano 10 partite, più playoff, magari li faccio più là i gol. Però l'importante è le prestazioni, e so che devo fare di più e mi sto impegnando giorno per giorno. Negli anni precedenti ho fatto molto molto meglio, però ci provo, tanto il campionato è lungo, magari faccio i playoff alla grande. Secondo te perché per te questa stagione è un po' così, un po' particolare? Quali possono essere stati i motivi? Fino ad oggi ovviamente. No, no, nessun motivo, capitano anche i fenomeni, capita anche a me. L'importante è fare sempre, allenarsi bene, fare di tutto per giocare sempre alla grande, poi sta al mister decidere se farmi giocare o no, però chi gioca gioca, alla fine dimostra di valere per giocare del Pescara. Credete ancora nel terzo posto? Noi proviamo a fare di tutto per arrivare al terzo posto, poi alla fine ci giocheremo le nostre carte playoff.